Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tiger Games e oggi siamo in una specie di video. Specie. Vabbè, un video. In questo video volevo far vedere giusto un pochino la mia stanza, perché alcune volte vedete questo sfondo e altre volte vedete questo sfondo o questo sfondo. Ma cioè, quello non è tutto della mia stanza. Non avete visto il resto, quindi andiamo a vederla. Allora, prima di tutto, questa qua è la cosiddetta scrivania dove faccio i video. Poi dietro di me c'è la mia cantante preferita, che è Mamarone. Qua è il letto dove dorme mia sorella. Qua è il letto dove dormo io. Oh, se riuscite a vederlo. Vabbè, sì. Qua dove dormo io. Questo è un ventilatore. Bello, che sta sopra il mio comodino. Poi, se avete visto l'altro ventilatore, è quello là. Là è la finestra, che ormai la conoscete. Qua è un armadio. Qua, vabbè, qua avete già visto. Qua ci stanno altra mobili e cose varie. E qua ritorniamo da me. Un'altra cosa fighissima che vi voglio far vedere, che ho comprato ieri, da una cosa, aspettate, sto mettendo bene il telefono. Una cosa assolutamente fighissima per chi ama gli insetti. Andiamo ad aprirla. Ragazzi, non è vero, è solamente finto, però è abbastanza figo. L'ho visto, ho detto: oh, che figo, compriamolo e poi ci faccio un bellissimo video. Male la schiena. Vabbè, quindi questo coso, che lo leggerete dal nome, che in realtà non si capisce una ceppa, c'è scritto Piacognacabobo, vabbè, da cosa del genere. Comunque qua c'è il simbolo piccolo, che è il simbolo quello là del maschio, quello là con il cerchio e la freccetta, vabbè, sì. Che se riuscite a vederlo, vabbè, non si vede, vabbè, comunque è un po' platt, vabbè, una cosa del genere, che vi ho fatto vedere se riuscite a leggerlo come si chiama. È una cosa fighissima da mettere sul, cioè, vabbè, sulla scrivania. Vedete dov'è? Come l'ho messo io. Guardate che bello. Oh! Ah, scusate, ma stavo riprendendo i miei occhiali. Ok, vabbè, l'avete vista abbastanza. Vi ho voluto far vedere la stanza. Perché? Perché quando faccio i giochi si vede solo, si intravede solo un po' la finestra, giusto un pochino. E alcune volte faccio vedere, vabbè, sì, si vede dietro che c'ho io, ma non si vede bene perché non lo so perché. Perché mentre faccio i giochi non è che mi vado a sistemare lo sfondo. Ma non solo perché vi ho fatto vedere la mia stanza, ho fatto questo video perché, cioè, oggi c'avevo 24 iscritti, no? Stamattina ho fatto un video, vabbè, del gioco, quello là, Jump Palla, no, Ball Pa, Jump, vabbè, quel gioco che devi saltare con la pallina da un coso all'altro, perché sto giocando con la custodia del telefono, ma non lo so, vabbè. Quindi,
ho visto, cioè, sono entrata su YouTube, ho visto che c'erano 27 iscritti. Ho detto, vabbè, quando arriviamo a 30 facciamo uno speciale. Quindi aspettatelo, aspettatevelo, che farò uno speciale sui 30 iscritti. Per favore, scrivetemi nei commenti sotto che cosa devo fare, perché non ho idee. Infatti ho fatto sto video così tanto perché non avevo idee di che cosa fare. A parte i giochi, che i giochi che faccio io non sono tanto belli e neanche fanno tanto ridere. Quindi ho avuto un'idea, vabbè, facciamo un video, faccio vedere la mia stanza com'è e poi parlo un po' degli iscritti e quando farò lo speciale. Quindi tra qualche giorno, quando arriveremo a 30 iscritti, farò questo bellissimo speciale. Questo bellissimo speciale non so che fare. Sicuramente lo farò con il mio gatto Rocky, che vi ricordo qualcosa. Aspettate, vi ricordo qualcosa. La fanart di Favij. Ve la ricordo. Vi ricordate quando ho fatto, per chi non l'ha visto, va indietro di un video, perché l'ho fatta, sì, l'ho fatta ieri, no, sì, ieri, e quindi basta che andate indietro di un video e c'è sto coso con il mio gatto. Per chi non l'ha visto, ve lo faccio vedere adesso, così almeno non andrete indietro. Allora, questa era quella, la prova, e questa qua era l'originale. Però vabbè, perché, cioè, lo sto rivedendo per chi ancora non l'ha visto. Un'altra cosa, vi volevo far vedere un'altra bellissima cosa che ho di Favij, perché vi può piacere. I fan di Favij come me vi possono sempre piacere le cose così. Quindi aspetta, rimettiamo a posto sta fanarte, che si era mangiato tipo quasi il mio gatto. Sta fanart, dov'è l'altra cosa? C'è un casino dentro il cassetto, vedete, vedete, guardate che caos, il caos assurdo. Va bene, penso che avete visto il caos. Ah, ok, ho preso una cosa bellissima che penso che l'abbiate vista mentre la prendevo. Avete intravisto qualcosa? Che cavolo! Ecco qua la cosa che avete intravisto. Secondo te, se secondo te siete 27, io parlo al singolare. Secondo voi, queste che sono le carte di Favij, che ora andremo a vedere. Allora, prima carta è questa. Favij, che si mette a posto gli occhiali. La seconda carta è questa, Favij super sexy. Poi la terza carta è lo scartaggio dei pacchi, il pacco gigante, non lo so se ve lo ricordate per chi segue Favij. Poi sempre lui. Ok, andiamo all'altra carta. Lui con il cappello figo. E poi lui, giusto un po' incavolato o arrabbiato, non lo so. Poi no, non sono finite. Andiamo a vedere quelle là che si appiccicano all'album. Ancora, cioè, sono andata in tutti i negozi di figurine o di cose varie, non hanno l'album di Favij perché gli sono finiti. Lo sto cercando in tutto il mondo. Ecco qua una fanart molto bella che è dorata. Poi questa qua è tipo l'immagine che mette nei video, quella là sotto, qua sotto qui al lato, che io sto cercando di metterla perché il mio profilo l'ho passato sul computer, pure se i video li faccio ancora sul telefono, però
Non riesco a mettere un'immagine piccola. Avete visto tipo l'immagine del canale YouTube? Quell'immagine piccola della tigre che fa. Vabbè, quella immagine piccola la volevo mettere sotto qua sotto. Vabbè, sì, non si vedevano bene le mie dita, però la volevo mettere qua sotto, qua dove sto indicando il dito, dove la mette FaviJ. Però io non riesco a farlo perché YouTube sul computer mio si è aggiornato, quindi non riesco a metterla. Sono andata a vedere su YouTube come si fa, come si mette, ma non ci riesco. Quindi se nei commenti mi potete scrivere come si fa, vi ringrazio. Allora, poi l'altra figurina è questa. Ora voi potete leggere quello che c'è scritto. Vabbè, poi un'altra è questa, che neanche si vede bene che c'è FaviJ, però dovrebbe essere questo qua, FaviJ. E quindi eccole qua. E quindi ora vi ho fatto vedere le mie figurine nella mia camera. E ora manca solo una cosa. Io sono un agente di polizia. Mani in alto. E basta. Vi ho fatto vedere tutto. Ah, forse manca una cosa. Sto video sta durando giusto un pochino, un'altra cosa è questa, che è un po' imbarazzante. Non tanto, però. È carino, dai. Ok, lo rimettiamo a posto. Rimettiamo a posto le figurine, così poi termino il video. Cioè, guardate dove le tengo le figurine per non farle rovinare. Che genere sono. Cioè, voi non ci. Cioè, io ho cominciato a fare questi video perché ho visto. Oh, che bello, FaviJ che fa i video, perché non li faccio anche io? Ma poi ci avevo ripensato. Ho detto perché, boh, forse ancora, cioè, perché un po' uno si vergogna a farli video su YouTube. Infatti il mio primo video è veramente una cagata. Anche questi sono una cagata, però meglio di quell'altri. Ora termino il video, non vi preoccupate. Ora, cioè, ho detto vabbè, mo che ho preso coraggio, mi metto a fare i video. E ho fatto questi video così. Poi ho detto vabbè, faccio anche un video per FaviJ fanart che ho disegnato, quei disegni bruttissimi. Senza offesa per FaviJ, però so brutti quelli che disegno io, però vabbè, ho voluto farli. Ho detto vabbè, li faccio anche con il mio gatto. E quindi ho fatto quelli e mo ho fatto vedere le mie figurine. Quindi posso fare anche, se vi piacciono questi video di FaviJ, ne posso fare anche altri. Ora io termino qua il video perché sta durando abbastanza tanto e vi state abbastanza annoiando. Quindi termino qua il video. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, scrivete commenti sotto e per chi non è iscritto al canale, si iscriva. Bella ragazzi!